Buongiorno ragazzuole, allora stamattina ho fatto tutto di fretta, praticamente ho dimenticato di impostare la sveglia, cioè iniziamo bene, meno male che oggi ho solamente la presentazione e la, cioè, praticamente un'attività tutoriale in cui si presenteranno le tutor e penso che ci diranno un po' dell'anno, del tirocinio di novembre e che due coglioni, madonna, cioè non è possibile proprio, veramente. Che io, cioè, primo giorno non mi svegli, cioè veramente assurda sta cosa. Comunque, perché? Andiamo. Ok, così va meglio. Niente, comunque, nonostante ciò, oggi ho deciso di fare un vlog, però vediamo che cosa viene fuori, perché effettivamente non lo so che cosa potrebbe venire fuori. Nel senso che prima mano magari non lo so quanto io filmerò, quindi magari vi filmerò più stasera che insomma oggi, cioè che oggi durante la giornata, ecco. Niente, devo scappare. Niente, stamattina c'è un traffico della miseria, guardate, mai più uscire così tardi, vi giuro. Cioè, tra l'altro, scusatemi questa inquadratura del cazzo, ma almeno mi tenevo compagnia fino al viaggio di, insomma, fino all'arrivo al parcheggio. Che palle, oh. Vabbè. Meno male che stamattina appunto ho questa presentazione del corso del nuovo anno e poi, vabbè, al pomeriggio ho attività tutoriale, vi stavo dicendo prima, in cui spero che ci dicano qualcosa, meno le tempistiche del tirocinio, così anche da organizzarmi l'anno prossimo per bene, ma anche soprattutto per gli esami, perché praticamente c'è arrivato l'elenco degli esami, no? Però appunto devo un attimino studiarmela bene, cercare di finire tutti gli esami in tempo, perché io li voglio finire per tutta luglio, insomma. Non voglio portarmi indietro roba, e non voglio, cioè, come quest'anno fondamentalmente, quindi anzi, devo veramente pompare, cioè cercare di dare tutto subitissimo, ma veramente subitissimo, perché non voglio più arrivare con l'angoscia dell'anno scorso. Ma poi comunque sia, adesso diciamo che ho capito un attimino anche come organizzarmi, eccetera, quindi prima inizio a studiare meglio è, contando che io devo ancora preparare un esame per il 30 di ottobre, perché alla fine appunto ci hanno dato l'esame, la data dell'esame, non ci hanno dato l'esame, sì, vabbè, magari l'italiano è un optional. Dai, su che non c'è nessuno, scusatemi, io la mattina parlo da sola in macchina, immaginatevi, e non mi filmo, ma parlo perennemente sempre da sola. Eccomi qua. Allora, ho preparato sia la borsa della palestra, che ho riordinato un attimino qua a casa perché veramente in camera mia c'è un disastro. Cioè, veramente assurdo. Comunque, oggi niente, il primo giorno è andato, anche se a dire la verità adesso dovrei mettermi a studiare perché poi alle 8 vado in palestra, perché adesso ho il blocco con l'abbonamento, perché avendo l'abbonamento studenti non posso andare a certi orari, tipo dalle 5 e mezza fino alle 8. Vabbè. Pace. E niente, sì, io nel frattempo sto già mangiando perché ho una fame assurda e poi così quando torno stasera mi mangio solamente la verdura e basta. Almeno sto qua, buono, molto buono. Ho ancora la tisana di oggi che non sono riuscita a bere, dopo adesso me la bevo, e acqua. Oggi a pranzo ho mangiato una roba schifosissima, ma proprio, cioè, era tipo il couscous pronto con dentro della roba, ma era più cipolla che roba, vabbè. Niente, sarà dura quest'anno, ragazzi, perché ho 3 giorni di tirocinio, cioè sì, 3 giorni, 3 turni di tirocinio. Quindi, cioè, 3 periodi di tirocinio è peso, insomma. E niente, però, insomma, sono curiosa, cioè sono contenta di potervi portare, se per quanto mi sarà possibile, in giro, eccetera. So che mi avete chiesto in tantissime
i daily vlog, ma per me è impossibile, ragazzi, cioè abbiate pietà, nel senso mi ritroverei sempre a montare video di notte e devo anche dormire, cioè non posso rendervi partecipi in toto perché non avrei neanche il tempo, capito, di tutto quello che faccio e quindi penso che continuerò in generale con i weekly vlog e niente, quest'anno cioè, fanno sempre così, fanno sempre questa plenaria che è la presentazione del corso, si fanno sempre tante attività tutoriali. Quest'anno avremo tre tutor, ma io ho già la mia tutor di riferimento perché siamo in tantissimi in corso, perché siamo noi del secondo anno, alcuni ripetenti, come vi dicevo prima, e poi alcuni perché li hanno smistati da sesto, perché non esiste più praticamente la sede di Sesto San Giovanni, che era una delle sedi insieme a Bergamo, Lecco e Faido Valtellina Sondrio. Ovviamente noi Monza prima erano 5, adesso sono 4. E quindi li hanno inseriti da noi fondamentalmente, perché però da che eravamo, dovevamo essere tipo in 50, siamo in tantissimi, cioè è assurdo vedere così tanta gente, non pensavo tanti, però molti non ne hanno mollato ovviamente. Cioè tipo tutta la mia compagnia ha mollato quasi, e di quelli che conosco con cui veramente sono stretta, 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 cioè nel senso che usciamo anche al di fuori, eccetera. C'è solamente un ragazzo che è appunto Samuele, che a volte, non so se voi guardate i commenti sotto i miei video, di solito mi commenta in maniera molto simpatica, devo dire. E tra l'altro, dai, ne approfitto anche per fargli un po' di pubblicità perché ha aperto una pagina dedicata di infermieristica che si chiama Apprendista Infermiere, quindi andatelo a seguire. Stasera andrò a fare esercizio solamente, domani volevo fare cardio. Mi faccio tipo neanche 20 30 minuti di esercizi, poi mi faccio la doccia lì perché così almeno non devo tornare a casa a farmi la doccia perché noi non abbiamo ancora il riscaldamento. Quindi ora faccio in palestra, così faccio tutto. Spero che non piova perché al ritorno oggi pioveva a dirotto tipo ad un certo punto. E meno male che non ho ancora, cioè non ho trovato traffico, ma secondo me domani non torno più, troverò un traffico della miseria. Niente, ho intenzione di seguire, adesso vi faccio vedere questa guida di allenamento che si chiama The Body Boss Method. Questa, io ho praticamente scaricato, adesso non si vede niente, è tipo stile BBG, però gli esercizi sono molto più carini secondo me e sono anche molto più intensi. Non ho intenzione di seguirla alla lettera, nel senso, non ho intenzione di fare tipo come una psicopatica, cercare di finire tutto in cos'è che era in 8 minuti, tipo una cosa del genere, ma ho intenzione insomma di prendermi il mio tempo, fare per bene gli esercizi senza morire fondamentalmente. E tipo come prima settimana ho questa roba qua. Adesso voi non vedrete perché io ho aumentato tutto l'ISO, perché sennò non si vede, vedete? Se abbasso l'ISO non si vede niente, ma voi vedete questo. Quindi se mi seguite su Instagram, io ve li cioè ve li vi lascio le stories in evidenza con su tutti questi. Io praticamente l'ho trovata online. L'ho trovata online e mi sono semplicemente scaricata le foto. Se riesco vi metto il link da cui ho scaricato le cose, oppure andate a vedere direttamente nel mio profilo. Lo metto nel profilo, insomma, quello dedicato al beauty, perché comunque sia anche, ci sono più persone che mi seguono fondamentalmente. Thank you.
levare tutte le robe dalla palestra, eccetera. Ho preparato già lo zaino che posso sotto il mio bellissimo zaino della North Face, che spero regga ancora per tanti anni, perché deve darmi una zampa. E poi dovrei preparare, cioè, i vestiti da mettere per domani, perché non ho assolutamente voglia di pensarci. Domani inizio lezione alle 11, vabbè, quindi è abbastanza tardi, perciò ho comunque tempo per studiare prima. Buongiorno. Niente, stamattina vado a piedi, avete visto che brava? E basta, sono abbastanza in orario a dire la verità, quindi perfetta. Ho la mia tisana dietro, che così me la bevo durante il tragitto. C'ho il pranzo. Sono già cotta comunque di prima mattina, ho fatto una marea di roba. E niente, vado a studiare e poi vado a lezione. Questo è il mio outfit e questo coso qua l'ho preso l'anno scorso da Primark. Sì, lo so, sono in condizioni pietose, raga, non guardate. Vabbè. Buongiorno, allora io sto andando in università. Scusatemi, come al solito, questa inquadratura, ma penso che questa inquadratura caratterizzerà gran parte dei video. sì, lo so, cioè è pessima questa cosa. Anzi, adesso che sono di nuovo in tonda sarete contenti. Scusatemi, adesso vi aggiusto. Niente, stamattina sono scesa presto, ho lezione dalle 9 alle 17 e stamattina studio. Cioè vado prima perché così studio, perché non ho finito di sistemare gli appunti di ieri, ma ero cotta, perché poi mi sono messa anche a studiare, a fare, eccetera, quindi ho detto vabbè, ciao. Non sono manco andata in palestra, però vabbè, ero andata lunedì, quindi fa niente, sinceramente, per stavolta. E se riesco vado oggi, se no vado domani, ma perché comunque poi vado due volte nel weekend, perciò, cioè, diciamo che magari durante la settimana evito, perché sennò davvero, cioè, divento scema. Dicevo, a parte il fatto che oggi inizio pediatria e sinceramente sono veramente curiosa di quello che mi aspetta, insomma, perché comunque sia, sono curiosa, ecco, non so che cosa mi aspetta, perciò, boh. Vedremo, vi farò sapere sicuramente. Giovedì. Questo è l'outfit. Bellissimi le mie calze, mi dicono. Vado. Ultimo giorno, ed è tardissimo, inizio lezione alle 10, ma devo andare a studiare, quindi mi devo spicciare, tipo, oh, Gesù. Buongiorno, allora è sabato, io che mi impegnerò la prossima settimana un po' di più, adesso vediamo, perché ho dovuto un attimo ingranare, cercare di capire, eccetera, quindi sono veramente incasinata, cioè sono stata veramente incasinata. Ieri era venerdì e ho avuto due lezioni che mi sono piaciute tantissimo, ho fatto ginecologia ed ostetricia e ho iniziato la seconda parte di farmacologia. Ho iniziato appunto anche la seconda parte di farmacologia, quindi con anche le varie classificazioni dei farmaci, eccetera, quindi stiamo entrando praticamente un po' nel vivo e vi giuro, cioè, sono state le due lezioni che ho apprezzato di più di tutto, insomma, di tutta la settimana, oltre anche ad assistenza o infermieristica in
in chirurgia generale e assistenza in medicina interna, bellissime. In questi giorni, vabbè, ho cercato di seguire il più possibile, di stare dietro al passo, insomma, con le cose da fare e tutto, però ovviamente io sto anche preparando l'esame del 30 di ottobre, quindi sono veramente incasinata. Tra tutte le materie che ho, mi piacciono tutte, fondamentalmente tranne pediatria e assistenza in infermieristica in pediatria, perché è stata un po' una delusione. È stata un po' una delusione. Mi chiedete spesso di parlare dell'infermiere pediatrico e tutto, questo non solo qua su YouTube, ma cioè, mi scrivete proprio spesso su questa cosa qui. Perché in effetti io non mi ricordo se vi avevo detto che comunque in generale mi sarebbe piaciuto lavorare nell'ambito pediatrico, nell'area pediatrica. Allora, io la dovrei effettivamente provare perché su per giù così non vi so dire. Le lezioni sono noiose, c'è da dire che anche ovviamente dalla teoria alla pratica c'è sempre l'abisso. Perché come a me può piacere tantissimo la chirurgia, poi magari vado in sala e mi fa schifo, non lo so. Bisognerebbe provarle tutte. Però sono improntata non più verso l'area pediatrica, anche se sicuramente mi piacerebbe fare un'esperienza e vedere. Non so se a livello di relazione, a livello proprio lavorativo, a livello tecnico, mi piacerebbe, perché comunque sia interagire con un bambino è totalmente diverso da interagire con un adulto, veder morire un bambino è totalmente diverso dal veder morire un adulto. Questo non è che perché faccio discriminazioni o cose del genere, però non lo so, non so come mi ci sentirei e quindi non vi saprei dire. Se avessi per esempio passato medicina, io ho sempre detto sì, io voglio da grande voglio fare la pediatra, voglio fare la pediatra, ma probabilmente avrei avuto la stessa identica reazione, anche perché comunque sia ci sono veramente tantissimi ambiti, potete veramente spaziare, cioè la nostra fortuna magari rispetto anche alle altre professioni sanitarie è che puoi cambiare area ogni quanto ti pare e piace, cioè e lavorare effettivamente dove cavolo ti pare e hai tantissime scelte, tantissime. Già vi anticipo che vorrei andare a prendere, se è possibile, sto benedetto iPad 2018. Se lo vendono da qualche parte, se no me lo devo prendere online. E mi devo un po' muovere perché comunque sia mi serve, perché le settimane passano, insomma. E devo cercare di vendere invece questo. Ragazzi, stamattina è stato un casino svegliare, partendo dalla sveglia che appunto, cioè, veramente tardissimo, non ho ancora combinato un cavolo. Praticamente ho avuto un problema con il mio, come si dice, con il mio nuovo operatore. Quindi sono stata là in ballo tra numeri, chiama, richiama. Comunque sia, niente, sono riuscita a risolvere finalmente. E adesso, cioè, mi sono cambiata perché ero praticamente in pigiama tutto il tempo. Caos, praticamente io dormo con il pigiamone sopra, cioè devo cambiare una marea di roba. Mettere a posto qua, mettere a posto qua. Un casino, cioè letteralmente un casino. E devo anche mangiare. E boh, però non so, penso che ci faremo una cosa veloce. Un lasso di tempo, madonna mia, io sì, lo so che non so vloggare, però vabbè, ci tenevo a portarvi insomma oggi con me, dato che probabile che appunto che prenderò sto benedetto iPad, insomma. Ho pranzato, però stamattina appena ho finito di riordinare tutto ho dovuto iniziare a studiare perché sennò veramente, cioè, mi perdevo, poi ho riordinato un attimino le cose anche dentro il computer perché per le varie audio lezioni, perché io alcune lezioni frontali le registro e quindi niente, insomma. Adesso ne approfitto per andare. Adesso andiamo prima ad Alunieuro per vedere i prezzi come sono e poi andiamo alla Media World. E cos'altro? E niente, insomma. Boh, adesso vediamo. Ho iniziato appunto a fare metodologia che questo esame, cioè iniziato, ho continuato perché mi sono bloccata un po' durante questa settimana perché è stato veramente, cioè, riprendere sempre abbastanza traumatico, riprendere lezioni perché poi e vai con i libri, vai a stampare, vai a fare, cioè assurdo, però vediamo adesso con questa soluzione secondo me dell'iPad almeno eviterò di stampare, fare, strafare perché posso mettere tramite determinate applicazioni, mettere tutto insieme e avere tutto in un unico dispositivo. Allora, non ci crederete, ma praticamente ho. Vabbè, ma perché sei uscito di qua?
Sì. Ah sì, è giusto, ok. Abbiamo trovato l'iPad scontato alla Media World di Cinisello a 368 euro. E sì, e quindi niente, alla fine ne ho approfittato, l'ho preso, ho preso anche la penna. La penna la volendo l'avrei potuta prendere online perché l'avrei pagata 90 euro. Però vabbè, alla fine ho detto, senti, tanto alla fine comunque ho risparmiato, almeno ho tutto subito, la cover l'ho presa su Amazon, molto semplice, ho pagata 10 euro, una roba scrausissima. E niente, è qua dentro, non si faccio vedere. Allora, questo qua è l'iPad 2018 e mentre questo è il pennino. Ok, e niente, ho deciso di prenderla oro, fondamentalmente come l'iPhone, semplicemente per mantenere un attimo di continuità, tanto comunque sia, cioè poco mi sarebbe cambiato perché poi quando lo copro con la cover non si vede più una mazza, quindi diciamo che del colore mi interessa relativamente. Spero ovviamente di trovarmi bene perché insomma, cioè comunque sia, è un costo il tutto quanto. Su internet, se l'avessi comprato all'Apple Store, avrei speso 517 euro e penso che non l'avrei mai spesi così tanti, cioè nel senso, no. Però avendolo trovato a 368, abbia risparmiato praticamente 100 euro. Ebbene, sì, allora l'ho preso e niente, volevo fare lo volevo fare un attimo lo spacchettamento con voi, anche se a dire la verità volevo subito iniziare ad utilizzarlo per poterci studiare fondamentalmente, perché quello mi serve. E niente, quindi insomma penso di spacchettarlo con voi, poi dopo vi parlerò, magari vi faccio la recensione, vi dico cosa ci faccio, cosa non ci faccio. Però assolutamente lo devo aprire perché voglio trasferire tutti i file almeno di questa settimana qua dentro e iniziare ad utilizzare esclusivamente questo. Vediamo. Wow. Raga, è bellissimo. Cioè, allora, qui adesso vi faccio vedere. La confezione è così. Qua dentro questo è l'iPad fondamentalmente. Questo qua è straleggero, sembra di non avere niente in mano. E poi qua c'è il cavo. E qua penso che ci sia appunto la batteria. Ah, più che oro sembra rosa questo. Vabbè. Poco male. E poi invece questa è la penna. Mamma mia, eccolo qua. Ok, allora, questo penso che si serva per ricaricare. La penna in questione è questa. Eccola qua. Sì, come si carica. Ok, ho capito come funziona. Praticamente si ricarica qua dentro. Ottimo. E questa invece è una cosa per la punta, insomma, in più. Allora, accendiamola. Voilà. Credo praticamente, devo troppo spiegare, adesso non si vedrà niente. Comunque sia, se voi avvicinate il vostro iPhone al tablet, vi configura automaticamente. Cioè, io non devo fare nient'altro. Ottimo, ottimo. Buonasera. Allora, intanto direi che è il caso di abbassare l'ISO. Io sono una pessima blogger, in tutto e per tutto. Mamma, c'ho gli occhi rossi, madonna. Comunque sia, ho appena finito di cenare e ho questa bellissima faccia sconvolta. Terribile, terribile. E devo ancora sentire alcune lezioni, devo studiare e cioè vi rendete conto che non ho nemmeno avuto il tempo di dire guardo un attimo com'è sto iPad, faccio, non faccio disfo, che ho dovuto studiare, cioè ho caricato a manetta le slide ma proprio come se non ci fosse un domani, l'ho proprio bombardato di roba, niente, ho iniziato a studiare.
Infatti domani penso che me lo spulcerò un attimo, perché, cioè, insomma, un minimo, minchia, è tanto, almeno un minimo per godermi l'acquisto, no? Nemmeno, nemmeno, nemmeno. Comunque sia, io penso che adesso, insomma, chiuderò questo vlog. Sono stanca, veramente stanca. Devo continuare ancora a studiare, quindi non penso che, insomma, sarò molto di compagnia. E niente, al massimo dopo registro una study with me. Però non penso. Ahia, al massimo lo faccio domani mattina perché stasera è un po'. Cioè, capo. Niente, a parte questo. Spero che, insomma, questo mini vlog vi sia piaciuto. Mi cioè, cercherò di caricarlo il prima possibile perché così almeno. Anche e soprattutto per chi sarà insomma interessato a volerlo anche perché soprattutto per chi sarà interessato a volerlo comprare questo iPad meglio insomma meglio prenderlo scontato che no, giusto? Niente, scappo. Buonanotte.